Bene, buonasera a tutti, ben trovati agli amici web ascoltatori della Lazio Siamo Noi.it. Ci troviamo nell'Usei Avin Care Stadium di Trebisonda, dove la Lazio domani incontrerà, incrocerà gli scarpini proprio con il Trabzonspor. Le due capoliste del mini girone si giocheranno la testa della classifica. La Lazio è partita molto bene in Europa League, ma sta giocando e sta raccogliendo poco invece in campionato. 10 punti in soli 6 partite, un clima che certamente non è dei più sereni, una Lazio che deve dimostrare sul campo tanta voglia, tanta volontà, tanta fame, come dice comunque sempre il suo tecnico Vladimir Petkovic. Petkovic che oggi si è ritrovato sul campo allenamento, ha radunato i giocatori biancocelesti intorno a sé a centrocampo e ha detto che dalle parole di Petkovic deve dare delle risposte, ma le deve dare anche degli uomini che fino adesso non hanno giocato da titolare. Per tirare un tema, per avere qualcosa di scrivere, di parlare, parlate anche dopo un pareggio di questi giovani, che due giovani di questi che avete nominato sono arrivati 2 settimane fa, come non li conoscono tantissimo i compagni, così anche non voglio buttarli e bruciarli, perché questo con i giovani che arrivano lontano è più facile di fare. Cerco, come ho fatto sempre, inserirli pian pianino e domani vedremo cosa possono dare, se giocheranno. Il ritardo da chi si è accaduto e basta questo risultato per caso di avere la chance? Ma da Anderson, come da altri giovani che sono arrivati, aspetto che danno ogni allenamento il massimo, e quando giocano che danno il massimo è progettuale, è difficile, perché non lo so quanto è loro 100%, ma ha voglia di aiutare, ha voglia di sacrificarsi per la squadra, questo devono avere. Quando avranno possibilità, aspetto loro che mi danno le risposte e le conferme. Ma sicuramente, se non avremo avuti i bassi, avremo avuti adesso 18 punti. Penso che in questo momento meritavamo questo, cosa abbiamo ottenuto con le squadre anche di prestigio che, con cui abbiamo giocato, incontrato in confronto di tutti, da tanti altri, e sicuramente quando avremo possibilità di giocare al completo almeno qualche partita in una formazione tipo, si creeranno anche i presupposti per giocare anche miglior calcio, e questo cosa mi manca in momento è giocare meglio, dare più garanzie sul gioco per poter ambire ancora dopo per risultati ancora migliori. Alla chiamata alle armi, alla lotta da parte di Vladimir Petkovic, che oggi si è dimostrato anche molto scuro in volto. Poi le parole di Lonik Zana, un difensore che sta diventando sempre più leader di questa squadra, che ha voglia di rivedere quella Lazio grintosa di qualche tempo fa. Beh, è vero che abbiamo preso dei gol, soprattutto queste prime partite di campionato. E questi gol abbiamo preso quasi la metà su una partita, che è stata contro la Juve e anche in Supercoppa. Le altre partite è vero che la maggior parte non abbiamo concesso troppi gol, anche su una partita come quella del derby, dove loro segnano dopo quasi la prima opportunità che hanno dopo 60-65 minuti di gioco. Significa che la squadra comunque può difendere bene e lo sa fare, ma ci sono delle cose che dobbiamo migliorare, e una delle cose anche sicuramente gli automatismi dentro noi, ma questo è normale, ogni squadra, noi proviamo a migliorare come gruppo e elevare le piccole errori individuali anche che possono pesare tanto sul risultato finale. Dalle parole della conferenza stampa torniamo invece rapidamente al campo. Come vi dicevo, insomma, la risposta anche da coloro che hanno giocato meno minuti in questa stagione, dunque i nuovi, dunque Felipe Anderson, e c'è la grossa possibilità, la grossa chance per Perea. Però andiamo per ordine, perché dall'allenamento all'interno, la pancia dello stadio che ospiterà domani questo match tra Trabzonspor e Lazio, siamo riusciti a scorgere i possibili titolari. Dunque Marchetti in porta, la difesa pressoché costruita con Siani e Zana ai centrali, Cavando a destra,
a sinistra Luric, chiamato a giocare da terzino, e poi Biglia insieme a Onazzi. Questa potrebbe essere la coppia centrale di centrocampo. In avanti invece tanta qualità con Anderson Hernanes, che deve dare il meglio di sé, deve ritrovare quel ruolo da leader che ha perso nelle ultime partite, e poi Felipe Anders, questa è la vera e propria novità, con la certezza Antonio Candreva, una certezza troppo importante per farne a meno, nonostante abbia giocato ormai praticamente la totalità delle gare della Lazio. In attacco un percentuale in più per Brian Perea, il Coco potrebbe proprio esordire dal primo minuto qui in Turchia nel match di Europa League. Però attenzione, perché chi insinua il Coco non è tanto Floccari, ma in questo caso potrebbe essere addirittura Keita, che era in possesso di un fratino oggi nell'allenamento nello stadio del Trabzonspor. Dunque, per LazioSiamoNoi.it, Gol TV e Radio 6 è tutto. Noi ci fermiamo, vi diamo ovviamente appuntamento ai nostri articoli sul sito.